prima di nascere ero chissà poco così. Fate piano. Sentite come mi batte il cuore. Mi vedete? Sono io quello. O quella. Qui doveva ancora nascere e ancora non si sapeva mica se era una femmina o un maschio. È vero, guardate, era un fagiolino con gli occhi chiusi. Ah, bei tempi. Poi un bel giorno sono nato. Oppure sono nata. Vabbè, tanto ancora eravamo troppo piccini per fare certe distinzioni. Mi ricordo solo che mi facevano tanti complimenti. Sì, perché ero proprio tanto carina. Qui ancora non sapevo nemmeno camminare. Prima che imparassi a fare da solo, Erano mamma e papà a vestirmi e a sistemarmi. tutti i giorni. Guardate come sono felice in questa foto. Qui è mentre mangio la torta del mio compleanno. Qui è quando siamo andati in gita, mi ricordo che mi divertivo tanto. A volte mi scambiavano per un maschio perché avevo i capelli corti. E a me per una femmina, perché li avevo lunghi. C'è stato un tempo in cui non immaginavo nemmeno un secondo senza i miei genitori. Mi Piaceva molto che mi facessero le coccole. ricordo che quando andavano via, io piangevo tantissimo. facevo un sacco di storie. Perché li volevo sempre con me. Mi ricordo che i miei genitori mi circondavano di giochi. Ecco la mia bambola! Questo è il mio orzacchiotto preferito. Teddy, Pucciolo, Coda, Stella. Guardate, le mie prime macchinine. E non c'erano mica giochi da maschi. O da femmine. Mi ricordo che si giocava tutti insieme. A nascondino. Anche se lei barava sempre. Non è vero. Sì che è vero. No. Sì. No. Pronti, Sì. partenza, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivo. No, non vale. Sì, invece. No, è bomba nera, guarda. No. A campana. È vero, mi invitavate sempre a giocare. A disegnare con i pennarelli. Ti ricordi quanto ci si divertiva a disegnare insieme? Sì. L'amicizia era, come dire, diversa da come l'avrei conosciuta in seguito. Era tutto più semplice. Eravamo tutti uguali, bimbi e bimbe, come farfalle ancora dentro il bozzolo. Come tante piccole margheritine. Come tanti pezzettini del Lego. Ancora non sapevo cosa significava esattamente avere il corpo di un maschio. O di una femmina, ero, come dire, ancora all'oscuro di tutto. Mi ricordo che avevo anche la fidanzatina. Ah, il mio fidanzatino delle elementari. Mi vergognavo talmente tanto che a malapena ci tenevamo per mano. Se da piccolo una bimba mi baciava a tradimento. Oh, che schifo! Il tempo passa, il tempo passa, il passa. Corpo cambia, il mio corpo cresce, cresce, cambia, una metamorfosi. Metamorfosi.
cresce una metamorfosi. Ma ora che sono cresciuto, le cose sono cambiate. Ad un certo punto ho cominciato ad avvertire grossi cambiamenti nel mio corpo e di conseguenza nella vita di tutti i giorni. Tutto è diverso. Il rapporto con i genitori, i giochi, l'amicizia, l'amore. Ah, l'amore. Mi manchi. Ti penso sempre. Ti voglio bene. Chissà cosa stai facendo in questo momento. Ti penso, ma quanto ti penso. Ti penso e ti sogno. Ti sogno e ti penso, ti sogno ad occhi aperti. E quando penso a te non faccio che sospirare. E tutto mi pare bellissimo, bellissimissimo. 10 ragazzi, 7 donne e 2 uomini. Marco, compito. Grazie, prof. Cioè, che bella giornata. Per la prima volta sento un tuffo al cuore quando ti sono vicino. Mi sento geloso. Mi sento romantica. E non scappo più se cerchi di darmi un bacino. Mua. Se da bambina rincorrevo i miei genitori perché non andassero via e non mi lasciassero solo, adesso avviene completamente il contrario. Nonno, io vado a dar con le bimbe. Aspetta, tieni la maglia. No. Vai, tieni la maglia. No. Se lo sai cosa faccio, vieni anch'io con te, guarda. Vado da sola. No, vengo, aspetta, ti do la maglia. No. Perché ho la fame e freddo. Vieni, Ale, prendi il giacchetto no, e vai. No, non lo voglio, dai, che ci sono le mie. Allora, se ci sono i tuoi amici, tieni, prendi ciao. 5 euro, vai. Ciao. Anche il rapporto con gli amici è cambiato, se prima giocavamo tutti insieme. E non c'era distinzione tra maschi e femmine. Adesso invece c'è, e come? I maschi si salutano con gesti strani. Le femmine si salutano con baci e abbracci. I maschi fanno gruppi a parte. Le femmine anche. Oh! Ma c'è, ma quando arrivano te? Oh. Gli atteggiamenti cominciano a fare la differenza. Si va? Dove? Dalla mia nonna. Da sua nonna? Si va a mangiare le lasagne? Oh, a me mi cambiano le lasagne. E anche a me. Al bar, no? Andiamo? Andiamo? Siamo felici ma inquieti, insoddisfatti e svagati, travolti dalle sensazioni che tutti questi mille cambiamenti ci provocano. Siamo distratti dalla TV, dai computer, siamo disorientati fra mille scelte. La pubblicità ci sbatte in faccia corpi di uomini e donne perfetti tanto da sembrare di plastica. Ci invogliono a desiderare di essere così. La pressione è forte, vorranno ancora accettarmi nel gruppo? Bastano un paio di tacchi, il trucco e l'atteggiamento giusto per essere promossi nella società. Per essere accettati spesso basta far chiedere agli altri di essere quello che non si è, basta apparire. Ma io so che non devo cascarci. So che non devo cascarci. Come diceva la volta al Piccolo Principe, l'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi. Io conosco la mia storia.
so come sono nata, cresciuto e cambiato fino ad ora. Anche voi che mi ascoltate adesso, sapete in che situazione mi trovo. A volte mi chiedo come sarò nel futuro. Mi chiedo come vorrò essere e cerco di darmi una risposta, ma sempre davanti a me si presentano due strade diverse. La prossima blastina del cervello? Vorrei poter dare un valore alle rughe che avrò sul mio viso, invece di provare a cancellarle grazie a qualche crema. Oddio, guarda che capelli che ho! Sembro la strega di quel cartone animato. Io voglio avere la pelle liscia come quella di Biancaneve. Vorrei non dovermi vergognare o sentirmi a disagio per i miei fianchi o per la mia pancia. Vorrei essere libera di scegliere quello che più mi fa piacere, invece di dover seguire una moda per essere accettata. Guarda com'è bella lei! Anche io voglio essere così. Altrimenti, come farò a farmi notare da lui? Vorrei non dover essere giudicata per come mi vesto o se non mi trucco, ma per come sono, dentro e fuori. Io sono anche il mio corpo, è vero, ma il mio corpo è la casa della mia anima. Vorrei avere rispetto per il mio corpo, per i suoi cambiamenti, per il modo in cui è assolutamente diverso da tutti gli altri. Io sono un essere unico. Nel futuro vorrei continuare ad apprezzare il modo in cui mi hanno fatto i miei genitori, nel modo più naturale che c'è. Anzi, nel futuro vorrei poter assomigliare a loro, portandomi dietro tutti i gesti semplici che mi hanno insegnato, piuttosto che aspirare a diventare identica alle modelle che mi propongono in TV. Voglio essere come lei, voglio essere più bella. Ma come mai sono così? Sono piatta. Non ho le forme giuste. Sono troppo bassa, sono troppo alta. Guarda come sono magra, guarda come sono grassa. Devo rifarmi il naso, devo rifarmi le tette, devo rifarmi tutto. Per essere se stessi si deve imparare innanzitutto ad avere amore per se stessi e coraggio di accettarsi per come siamo, così come siamo. È la strada più difficile da scegliere, c'è da combattere perché non è semplice destreggiarsi in un mondo in cui ci vogliono far credere che è meglio adeguarsi che essere se stessi. Ma è quella la strada giusta per raggiungere la vera soddisfazione personale, non quella fasulla di plastica che siamo abituati a sentirci proporre. Ma come mi sono conciata? Io sono un essere unico. Ehi, ma dormi! Svegliati! Ho fatto un sogno stranissimo, ero nel futuro e non sapevo che strada scegliere. E alla fine, che strada hai scelto? Ho scelto. Silvi! Silvi! Perché le scorpie? Manuel, dritto, braccio dritto, troppo dritto, un po' più su, così, braccio della lavagna più in giù, fermo, no, troppo in alto, troppo, così, fermati. La testa delle, la pancia, la testa delle persone verso la pancia di Laura, tutti verso la pancia di Laura. Che schifo! Non ci sbavare, mio.